Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi mostreremo un dolce pasquale tipico della nostra regione. Stiamo parlando delle scarcelle pugliesi. Gli ingredienti per l'impasto sono 250 g di farina, 100 g di zucchero semolato, 30 ml di latte tiepido, 50 ml di olio extravergine di oliva, un uovo intero, mezza bustina di lievito per dolci e una bustina di vanillina. Per decorare prepareremo il nastro, ossia lo prepareremo con un albume, 100 g di zucchero semolato, alcune gocce di limone. Concluderemo con dei confettini colorati. Iniziamo preparando l'impasto. Trasferiamo la farina sul piano da lavoro. Realizziamo il classico foro centrale. Uniamo l'uovo e amalgamiamo leggermente questi due ingredienti. Fatto questo, aggiungiamo tutti gli altri ingredienti, quindi lo zucchero, la vanillina, il lievito per dolci e un po' alla volta l'olio. Concludiamo aggiungendo un po' alla volta il latte. Dobbiamo ottenere un composto morbido, quindi può essere che abbiate bisogno anche un po' di più di latte rispetto alla quantità indicata, o viceversa, se vi rendete conto che l'impasto è già di per sé morbido, potete metterne anche di meno. Ed ecco il nostro composto. Come potete notare, non abbiamo consumato tutta la quantità di latte indicato. In realtà ci siamo fermate nel momento in cui l'impasto risulta essere morbido e non si attacca al piano da lavoro. In questo modo. Dopo aver realizzato il nostro panetto, procediamo con la realizzazione della forma. Quindi spolverizziamo prima il piano da lavoro. E poi con il mattarello stendiamo. Ed ecco la nostra sfoglia appena stesa. Per quanto riguarda lo spessore, dipende molto da quello che vogliamo realizzare, perché non esiste una forma unica di questo dolce, ma infinite forme. Ad esempio possiamo utilizzare delle formine e ottenere dei biscotti normali, o anche realizzare dei cordoncini da intrecciare tra loro, o addirittura si possono realizzare dei biscotti unici ritagliandoli con un coltello. Insomma, in questa fase si dà libero sfogo alla fantasia. Procediamo noi inizialmente con una formina. Abbiamo scelto ovviamente l'uovo di Pasqua. Dopo aver dato forma alla nostra sfoglia, inforniamo in forno caldo a 180 gradi per circa 15-20 minuti. Ovviamente, in base alla forma che andiamo a realizzare, ci regoliamo poi con la cottura. Ed ecco i nostri biscotti appena sfornati. Adesso li facciamo intiepidire e nel frattempo prepariamo il nastro che ci servirà per decorare. Come sempre, lavoriamo l'albume con lo zucchero a velo e alcune gocce di limone. Dopo aver preparato il nostro nastro, lo trasferiamo in una sacca poche e decoriamo i biscotti. Ovviamente potete stendere il nastro anche con un semplice coltello.
ed ecco i nostri biscotti appena decorati. Ebbene amici, se vi è piaciuta la ricetta vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale, a lasciare un like e un commento. Con questa ricetta tipicamente pugliese, Maria e Giusy vi augurano buona Pasqua. Iniziamo a preparare la pasta frolla lavorando 300 g di farina 00 e 150 g di burro freddo. Incorporato tutto il burro, andremo a grattugiare la buccia di un limone biologico in alternativa potete anche utilizzare una bustina di vanillina, un pizzico di sale, 100 g di zucchero semolato, un uovo mezza bustina di lievito per dolci e andiamo a lavorare il tutto. Quando la pasta frolla sarà ben lavorata, la andremo ad avvolgere in una pellicola di carta alimentare e la conserveremo in frigo per circa 30 minuti. Trascorso il tempo, con l'aiuto di due fogli di carta forno, andiamo a preparare i biscotti. Con uno stampino a forma di uovo, oppure se non ce l'avete anche uno rotondo e poi potete sagomare con le mani, andiamo a ricavare le formine. E così per tutta la pasta frolla. Con queste dosi dovreste ottenere all'incirca 20 biscotti. Ora andremo ad infornare a 170 gradi per circa 10-12 minuti, finché i biscotti saranno ben dorati. Ed ecco i nostri biscotti appena sfornati. Adesso facciamoli raffreddare prima di decorarli ulteriormente. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un commento giù in fondo al video con le vostre idee, le vostre opinioni o alternative, un like, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette! Ciao a tutti da Margi! Userò una padella perché voglio un fondo abbastanza largo per poter poi intingere i biscotti. Ovviamente lavorate sempre a bagnomaria.